Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, venerdì 23 novembre. Oggi c'è sui giornali il tentativo, anche se visto da punti di vista diversi, di fare pace con l'Europa. Ovviamente non ci sarà nessuna pace che si farà con l'Europa. C'è un'intervista di Di Maio sul Corriere della Sera che sembra conciliante. Di Maio dice: possiamo discutere qualcosa sui tagli agli sprechi e sulle dismissioni immobiliari. Stiamo parlando ovviamente di niente, perché tagli alle sprechi è una specie di roba che vuol dire sempre tutto, il contrario di tutto. Fantastico questo simbolo della falce martello con una X sopra. Non male questa, se Marcello, questa tua icona. E sostanzialmente, dunque, mi sembra di capire che di spazi per discussione con l'Unione Europea, come dice Salvini, ce ne sono pochi. D'altronde, lo fa capire anche Di Maio nella sua intervista, se si dovesse cambiare la discussione con l'Unione Europea, si dovrebbe cambiare anche il governo. Interessante anche tutti di retroscena che riguardano il ruolo di Savona, grande critico nei confronti dell'Europa, che sembrerebbe invece oggi evocare le dimissioni. Ma cosa c'è dietro a questo nuovo dialogo, diciamo così, o almeno tentativo di dialogo con l'Europa? Una cosa molto semplice, che spero che anche i nostri politici che oggi ci governano si siano accorti che è successa, e cioè non siamo riusciti a vendere un titolo di Stato. E questa è una cosa molto grave per un paese che nell'anno prossimo dovrà vendere 416 miliardi di euro di BTP. Non essere riusciti a piazzarne 8 a dicembre, l'ultimo mese del 2018, con un premio peraltro rispetto ai BTP di almeno 20 punti base rispetto ai BTP tradizionali. Gli italiani non lo hanno sottoscritto, e i cosiddetti istituzionali, quelli che questo governo e non solo prende sempre a schiaffi, la sinistra e questo governo sulla stessa cosa, gli speculatori, tutta quella roba là, non hanno sottoscritto il BTP in Italia. Insomma, ci si rende conto, quando il debito non lo vendi, che diventano guai da veri. La stampa oggi titola: gli italiani non si fidano del BTP, cosa direi che mi sembra molto sacrosanta, molto chiara. Oggi c'è tutta una polemica, poi, che è innescata da Gramellini sul fatto che i social, dopo che lui ieri ha scritto di una ragazza rapita, una volontaria rapita in Kenya, i social lo hanno preso a male parole, linciare prima di sapere, e a sostituire la voglia di capire con quella di colpire. Ovviamente piagnucola di una roba che avviene tutti i giorni. Come vedete, quando a me mi insulta qualcuno qua, io lo prendo a schiaffoni quando ho tempo e ho voglia di farlo. Stessa cosa avviene su YouTube, sui miei canali, dove ci sono dei cretini che non leggono neanche quello che dicono e che mi prendono l'amichetto di Silvio oppure l'amichetto di Renzi, me ne dicono di tutti i colori, mi insultano, mi mandano a quel paese. Allora ci si può rispondere e ci si può fregare di queste cose. Gramellini si accorge che la sua cattedra non può essere messa in discussione, perché cosa succede? Linciare prima di sapere. Allora io consiglierei a Gremellini di leggere, prima di fare il fenomeno sul fatto che la rete faccia schifo, leggere il suo corrispondente, quello sì che ha un grande valore secondo me, che si chiama Mattia Feltri, che lo legge sulla stampa. Mattia Feltri oggi sulla stampa, nella stessa posizione di Gremellini, parla di una ragazza che si chiama, mi sembra, Carla, o Chiara, scusatemi, danese. Questa ragazza, Chiara danese, una volta andò a un pranzo da Berlusconi, di quelle famose cene di Berlusconi, e se ne andò via dopo un'ora, anche perché non gli era piaciuta, non si era trovata bene. Beh, insomma, fu sbattuta su tutti i giornali, compreso quello di Gramellini, e considerata una escort, una olgettina, e subì un sacco di conseguenze per questa sua cena a cui partecipò per un'ora. A parte il fatto che andare dall'ex presidente del Consiglio a cena un'ora, io ci andrei tranquillamente. Ma non è questo il punto. Il punto, racconta Mattia Feltri, è come non ci sono stati i Gramellini, non ci sono state le attenzioni, non ci sono state, cioè lì, come direbbe Gramellini, si è linciato prima di capire, si è giudicato prima di sapere. E questo, se lo fanno i giornali, si può fare, mentre se lo fa la rete non si può fare. Sì, la rete è più immediata, ci sono delle teste di cavolo mostruose qua in questo contesto, ma almeno lo sappiamo, mentre invece quelli dei giornali hanno questa patina gramellinesca di grande capacità di, come possiamo dire, e di serietà. Molto bello anche Ricolfi oggi sulla questione invece tecnica e pratica della ragazza rapita, in cui dice che ci sono due pulsioni: quella all'ammirazione nei confronti di questa ragazza, che è la prima pulsione che devo dire francamente ho avuto io, e la seconda di perplessità, perché il prezzo del loro altruismo viene pagato dalla collettività. Questo non giustifica alcun insulto che ha ricevuto Gramellini,
cittadini né chiunque lo abbia ricevuto, però insomma mi sembra che sia questo il punto fondamentale. A proposito di insulti, beh, quello che oggi ha ricevuto Belpietro sul suo giornale è, anche se indiretto, molto simile a quello che ricevo io spesso, cioè mi si dice: hai ricevuto una letterina da Silvio perché hai cambiato un po' idea su questo governo? Tra l'altro lui nei confronti di questo governo ha una posizione molto più giallo-verde di quanto lo abbia il sottoscritto, che come sapete questi grillozzi non li sopporta per niente. Allora, poi tra l'altro Luca dice che c'è di male ad essere una escort, niente c'è di male, però se non lo sei forse non ti fai chiamare escort. Allora, cosa diceva oggi Belpietro sul suo fondo sulla verità? Prima pubblica questa lettera che dice: perché hai fatto queste critiche, hai ricevuto la letterina da Silvio, insopportabile insinuazione, io l'avrei preso a calci nel sedere uno che mi dice la letterina da Silvio. E Belpietro dice: guardate che io sono filo questo governo e l'avete capito bene, ma io se questo governo fa delle cagate lo scrivo, quindi forza Belpietro, condivisibile il suo pezzo di oggi. L'altro giornale governativo, Il Fatto, invece oggi costruisce una macchina della disinformazione, e cioè quando questo governo sequestra 461 milioni di euro al Comitato Olimpico, che è sotto il CONI, ente terzo, e se li porta in casa, questo Il Fatto, che fino a ieri avrebbe giudicato questa un'occupazione del potere da parte di Renzi, dei suoi uomini, pensate se l'avesse fatto Lotti, invece lo fa questo governo, e oggi qual è il pezzo che fa Il Fatto? Tutti quegli uomini che comandano, che sono al CONI e che hanno una provenienza politica o sono vicini alla politica, e certo da dove arrivano secondo voi? Detto questo, nel passato può anche darsi, ma se c'è uno che non arriva dalla politica si chiama Malagò. Malagò non mi sembra iscritto a nessun partito, non mi sembra di nessun partito, non mi sembra che abbia fatto campagna per nessun partito, anzi mi sembra che abbia cercato persino con la Raggi ai tempi, come ricordate quel famoso baciamano, ai tempi delle Olimpiadi, di portarsi a casa un risultato che non ha ottenuto. Quindi forza Malagò su questo, senza neanche un dubbio. E un po' meno interessante quello che si è oggi Il Fatto. Bellissima, bellissima, da incorniciare, la lettera di Elena Cattaneo, che l'aveva citato giorni scorsi, l'avevo pizzicato, Serra, che nell'amaca la prendeva in giro e la considerava arrogante come Burioni, che ci spiega, straordinaria Elena Cattaneo, senatrice nominata da Napolitano a vita, perché l'agricoltura biologica e gli ONG sono vittime del pregiudizio. L'agricoltura biologica perché sembra un fenomeno e non lo è, e gli OGM perché sembrano chimicamente pericolosi e non lo sono. La scienziata ci spiega perché umilmente sa di queste cose, e spiega che umilmente il giornale che fa le prediche, cioè La Repubblica, si potrebbe informare un po' di più. Non è una Burioni qualsiasi, la Elena Cattaneo, è una che dice delle cose scientifiche come Burioni, ma con un modo garbato e circostanziato e secondo me umile che Burioni non c'ha. Lezioncina a Serra, che domani ovviamente gli risponderà e vedremo come. Poi la Lezzi, intervistata dal Fatto, ve l'avrei dovuto dire prima, riguardo al governo, ci spiega perché è diverso, dice addirittura è diverso il nostro atteggiamento nei confronti della legalità rispetto a quello della Lega. Se uno si può dire una cosa di questo tipo, la Lezzi ne dice di tutti i colori, 370 gradi, è aumentato il PIL perché fa caldo, fa freddo, non mi ricordo, e può dire che è diverso il livello della legalità, del concetto di legalità tra Movimento 5 Stelle e Lega. Io se fossi un leghista direi: bella, forse è vero che questo rimpasto dobbiamo farlo. Non so se farmi dire una cosa di questo tipo. Facebook è condannata in Italia a 100 milioni di euro per il solito motivo, li paga con un accordo con l'Agenzia delle Entrate, cioè che loro facevano, come scrive bene Galbiati oggi su Repubblica, i ricavi in Italia ma li incassava in Irlanda e poi li faceva arrivare alle Cayman per non pagare tasse, come hanno fatto Google, Amazon e tanti altri. Non so se Amazon, ma certamente Google e Apple hanno fatto così. E però il pezzo di Rampini è più interessante ancora, perché ci racconta dello scandalo per la quale, pensate un po' voi, Facebook ha assunto una società di consulenza affinché si occupasse del caso Soros. Siccome Soros non ha Facebook, e lo dice a Davos, allora sostanzialmente gli tirano in ballo, come possiamo dire, pregiudizi antisemiti o complotti semiti nei confronti di Soros. E chi lo fa questo? Una società di consulenza ingannata da Facebook, o meglio dalla sua vice direttore generale, che peraltro ho conosciuto, la Sandberg, qua a Milano, che mi sembra una persona per benissimo, ma che in un primo tempo ha detto non ne sapevamo nulla di questa società, e poi si scopre che questa società è stata ingaggiata da loro. Insomma, una brutta storia, come quella del Black Friday,
per cui oggi soltanto Italia Oggi si accorge che in questo momento siamo oggi per primi, siamo giganti, come si può dire, sommersi dagli delle offerte del Black Friday e ancora stiamo discutendo delle domeniche chiuse per i supermercati e per i grandi magazzini che ovviamente subiranno il Black Friday e l'e-commerce in maniera devastante. L'Avvenire, grazie al cielo, oggi si ricorda di 300 milioni di cristiani che soffrono le persecuzioni in 21 paesi. È un rapporto biennale dell'ACS, cioè mi sembra delle chiese sotto dei cristiani sotto attacco, e io direi con questo oggi concludo e ci sentiamo più tardi. Ciao!